Buongiorno a tutti, siamo qui per un momento un po' più allegro, no? Rispetto ai tanti temi impegnativi che abbiamo affrontato in questi giorni. Dico allegro non vuol dire, no? Meno denso di qualità di contenuti, anzi direi proprio che siamo molto contenti di avere qui i giovani che hanno partecipato ai nostri hackathon territoriali e che oggi sono venuti per la sfida finale. Quindi io avevo fin dall'inizio, anche nel giorno di apertura, dichiarato che questo salone, questa edizione era particolarmente centrata sul ruolo dei giovani e sulla loro capacità, sulle loro creatività, sulla loro capacità di immaginazione, ma anche poi di mettere a terra le idee. E questo è uno dei momenti, un'apertura, una ricerca fatta da Ipsos per il salone è stata commentata da 3 giovani e oggi pomeriggio 3 eventi sono stati progettati, gestiti e partecipati da giovani. Quindi diciamo si inserisce in questo grande impegno che aumenta tutti gli anni. Bene, io non mi sono presentata, ma do per scontato che tutti mi conoscono, ma non è detto. Sono Rossella Sobrero, sono presidente di Coinetica e nel gruppo promotore di questo salone che è arrivato all'11ª edizione. Lo dico soprattutto per chi ci sta seguendo in streaming. Abbiamo un'oretta dove ascolteremo appunto i pitch, le presentazioni dei lavori dei nostri ragazzi, però prima vorrei farvi conoscere 2 persone che hanno creduto in questo hackathon e che ci hanno aiutato concretamente a realizzarlo. Quindi ringrazio Gennaro Galdo di CIA, a cui tra poco passo la parola, ma soprattutto ringrazio Laura Montagna di Big Bloom, perché senza la sua direzione e la sua metodologia sì, forse l'avremmo potuto fare, ma non bene come l'abbiamo fatto. Quindi abbiamo voluto affidarci a chi ne sapeva più di noi e abbiamo fatto bene. Vedete seduto insieme a me i referenti delle 3 tappe che ci hanno supportato sia nella parte organizzativa ma proprio anche nel coinvolgimento delle persone. Per cui vi ringrazio Irene Quaglia per la tappa di Udine. Irene lavora con Anima Impresa e Anima Impresa è un partner storico del salone. Nelle tappe o Udine o Trieste Anima Impresa è sempre coinvolta e quindi abbiamo avuto il piacere di sperimentare il primo hackathon proprio grazie alla collaborazione di Anima Impresa con l'Università di Udine. Al suo fianco c'è Sara Teglia di Impronta Etica, un'altra partnership storica col salone, perché sono veramente tanti anni che con Anima Impresa collaboriamo e grazie ad Anima Impresa, grazie a Impronta Etica, si vede la stanchezza del terzo giorno, grazie alla loro collaborazione riusciamo sempre a coinvolgere l'università e anche altre realtà territoriali. Vi racconteranno meglio loro. E poi abbiamo Paola Fiorentino dell'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. È stato veramente un piacere lavorare con Napoli e con praticamente 2 università, la Partenope e Suor Orsola, perché ci hanno aiutato sia nell'hackathon sia proprio nell'organizzazione della tappa. Quindi ecco, io passo subito la parola a Gennaro, perché ma noi abbiamo veramente con alcune organizzazioni abbiamo un rapporto decennale, cioè ci abbiamo fatto cose veramente anche originali, belle. Prego Gennaro, dici 2 cose su CIA.
Sì, grazie, grazie mille Rossella. Si diceva, noi collaboriamo insieme da tanto, da tantissimo. Questo salone l'abbiamo sempre supportato, abbiamo sempre partecipato a questo salone. Quest'anno con la novità di questa nuova iniziativa. Dico due parole giusto sul consorzio. CIAL è un consorzio del sistema CONAI, che è un sistema nazionale no profit. Il sistema, uno dei sistemi consortili più grandi d'Europa, al quale sono iscritte le aziende che producono e utilizzano packaging, imballaggio. Ci occupiamo di ambiente, ci occupiamo di riciclo, di avvio al riciclo, quindi ciò che succede dopo la raccolta differenziata. Praticamente noi lavoriamo con tutti i comuni italiani che raccolgono, noi siamo il passaggio successivo, avviamo al riciclo ciò che i comuni italiani raccolgono. Ovviamente fra i nostri compiti c'è anche il compito di promuovere, educare i cittadini alla sostenibilità e al riciclo dei materiali, e facciamo anche tanta formazione nelle scuole. Con Rossella, tra l'altro, con Coinetica abbiamo fatto moltissime cose negli anni. Quest'hackathon per noi è una novità perché è uno strumento che non avevamo mai utilizzato, anzi che proprio Coinetica ci ha fatto conoscere, un'esperienza per noi interessante, davvero bella, che speriamo poi nel futuro di riprendere e implementare ancora di più. Ovviamente curiosissimi di vedere i lavori che presenterete, e in bocca al lupo a tutti. Grazie Gennaro. Guarda, passa il microfono a Paola, che così facciamo sì. Un veloce giro. Allora, questa università, non so se qualcuno di voi la conosce, è bellissima, veramente è collocata in un'area di Napoli dove si vede un panorama meraviglioso, ma adesso, a parte le questioni estetiche, è un'ottima università. Prego Paola. Sì, grazie. Allora, innanzitutto io veramente vi voglio ringraziare per questa opportunità formativa importantissima che è stata data ai nostri studenti, al nostro Ateneo, diciamo di dialogo, di confronto, che ha consentito, credo, ai ragazzi non solo di acquisire tante nuove skill, ma anche di mettersi in gioco realmente e di scoprire poi o riscoprire quelle che sono le loro abilità, le loro capacità. Devo dire, mi devo soffermare su un aspetto in particolare che è stato il tema di questa sfida, il contenuto e l'obiettivo, che per noi, per la nostra comunità, ecco, come dicevi tu, e per il nostro Ateneo, ha avuto un significato particolare, perché tu sapete bene che il Sor Orsola è impegnato da tempo, in particolare dal 2016, sui temi della green economy, in particolare con il primo e unico corso ancora in Italia di economia aziendale green economy, e sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale con il corso magistrale di economia, management e sostenibilità. Quindi questo, per credo realmente per loro e per il nostro Ateneo, ha avuto un impatto fondamentale nella logica che abbiamo poi condiviso in questa sfida, cioè quello di creare di alimentare una cultura d'impresa in modo tale da creare sviluppo che è diverso dalla crescita, con modelli innovativi, con tecniche, diciamo, anche gestionali basate sulla sostenibilità. Un ultimo secondo, perché so che qui il tempo è particolarmente prezioso. È importante dire che tutto questo è stato possibile perché c'è un tessuto sociale, aziendale, imprenditoriale nella nostra regione in Campania che da tempo è attento a questi temi, e quindi sono convinta che il networking, così come abbiamo fatto noi con questa nostra esperienza che veramente è stata meravigliosa, molto emozionante dai primi momenti fino ad oggi, ha avuto un impatto importante. Voglio congratularmi per tutti i partecipanti perché hanno veramente profuso un impegno e una professionalità, se posso dire, ammirevole, e quindi un grande in bocca al lupo a loro e grazie ancora a voi. Abbiamo capito che stai facendo il tifo. E certo, per la squadra Napoli. Dobbiamo anche ringraziare Domenico Salvatore, che è stato il professore che insieme a Filomena Buonocore della Partenope
ha creduto nell'importanza e ci ha detto subito di sì, sì. Non ho fatto nessuna fatica a convincerlo, però ho detto guarda ci sarebbe sta cosa, immediatamente. E qui c'è anche il suo tifo oggi. Ecco, bene, bene, vi starà facendo il tifo da lontano. Bene, Irene, allora ho già parlato talmente bene di Anima Impresa. Addirittura che... più volte, anche al posto di Brontaedi, ho visto ormai... Sì, Anima Impresa è appunto un partner storico, sì, del Salone, di cui siamo molto molto orgogliosi e collaboriamo da anni, da sempre, da più di 13 anni. E siamo un network di imprese e professionisti che puntano a promuovere la sostenibilità ed avendo appunto la consapevolezza che la sostenibilità è trasversale, lo facciamo collaborando con tantissimi attori sul territorio, giovani in primis. E l'università è un partner storico con cui abbiamo da sempre promosso eventi e l'ultima iniziativa è proprio un corso anche da parte nostra, un master in ESG Training Program, la cui prima edizione ha avuto un sacco di successo e tanto da, appunto, stanno riproponendo la seconda edizione, le iscrizioni sono già aperte. E con loro promuoviamo anche un premio di laurea atteso a valorizzare quegli elaborati appunto che trattino la sostenibilità in maniera innovativa. Questo venerdì abbiamo la premiazione degli elaborati vincenti. E, insomma, crediamo molto nel dialogo intergenerazionale. Abbiamo al nostro interno anche un gruppo giovani che è stato anche coinvolto all'interno di questo hackathon. E, insomma, siamo convinti, mi fa piacere che sia stata usata la parola network, perché... fare network, fare relazione, noi puntiamo tanto sulla relazione di valore tra business, tra aziende di diversi settori, ma soprattutto tra diverse fasce della popolazione, cioè da aziende, giovani, imprenditori, e cerchiamo di creare dialoghi, creare ispirazione. E ci riuscite. Facciamo nel nostro piccolo, ci riusciamo. Facciamo anche i complimenti alla vostra presidente che è qui in prima fila, Valeria Brogian, perché comunque... Anche lei ci crede, no? E vi spinge anche sui giovani. Ci ispira, ci spinge, ci traina, tutto. Deve essere una che vi fa correre. Ma così non ci annoiamo mai, infatti, siamo sempre motivati a dare di più. Vi fa talmente correre che Andrea De Colle sta arrivando correndo insieme ad alcuni ragazzi di Udine che stamattina si sono alzati all'alba. E ciò non è bastato, mi è parso di capire. Bene, allora passa pure il microfono, così sentiamo anche Impronta Etica. Prego Sara. Grazie, buongiorno a tutte e a tutti, grazie mille Rossella per averci qui oggi, è per noi veramente un piacere. Noi come Impronta Etica siamo anche noi un'associazione di imprese, un'organizzazione no profit che è nata nel 2001 con lo scopo di promuovere la sostenibilità e lo sviluppo strategico delle imprese, facendo appunto della leva della sostenibilità una leva e un motore competitivo. Noi crediamo, immagino come un po' è stato ripetuto più volte come tutti qui oggi, moltissimo nelle partnership, nel confronto, nelle relazioni, nel networking. Quello che noi facciamo è principalmente sviluppare un territorio che è quello emiliano-romagnolo e fare in modo di promuovere le tematiche di sostenibilità all'interno del territorio, appunto mettendo in rete e relazione le diverse realtà che lo costituiscono. Con l'occasione appunto della tappa bolognese del Salone della CSR, che organizziamo appunto insieme a Rossella dal 2016, quindi ormai di lunga data, è stata colta l'occasione di creare appunto una nuova linea di attività, che è quella del coinvolgimento delle giovani generazioni, che sono comunque sempre tenute in considerazione nelle attività di impronta, ma che non venivano mai messe in primo piano, in campo. E quindi abbiamo spinto fortemente nel coinvolgimento delle nostre imprese, nel cercare di promuovere all'interno appunto della loro cultura aziendale, della leva appunto all'interno delle imprese, il coinvolgimento delle giovani generazioni che erano appena entrate in organizzazione. Quindi appunto creare un reale confronto multi-stakeholder di giovani studenti e giovani che provenivano dal mondo delle imprese. Quindi ci differenziamo un po' rispetto alle altre tappe, agli altri hackathon,
proprio per questa modalità di coinvolgimento dei giovani, che è stata particolarmente interessante e fruttuosa. Poi faccio anche un po' da sponsor alle mie ragazze, dicendo che insomma ha veramente prodotto un buon risultato concreto e molto molto interessante. Sì, in effetti, come ricordava Sara, la tappa di Bologna, che è stata poi la terza, è stata un po' diversa, perché mentre nelle altre due tappe avevamo avuto tutti giovani universitari o anche neolaureati, nella tappa bolognese c'è stata anche la presenza di giovani che però erano già all'interno delle aziende, quindi da un certo punto di vista avevano forse qualche anche abitudine, no? A parte che lavorare insieme non è mai facile. È stato interessante creare il tavolo di confronto misto, quindi un po' giovani studenti, giovani lavoratori. No, adesso io mi riposo perché passo la parola a Laura Montagna, perché Laura ci introdurrà, intanto magari ci fa capire un po' meglio che cos'è BiBloom, ma soprattutto ci introdurrà nella metodologia che è stata usata. Grazie Rosella, grazie a tutti, sono molto felice di essere qui, un po' emozionata di vedere i ragazzi, di trovarci tutti quanti, in più sulla piazza Montagna, un po' lusingata. Abbiamo fatto apposta. Allora, effettivamente stiamo parlando di hackathon, parliamo di tante cose, non so già quanti di voi hanno partecipato o sanno che cos'è un hackathon, non so se volete già alzare la mano chi conosce gli hackathon, i ragazzi sì. Perché appunto è comunque una metodologia nuova. Allora, io sono Laura Montagna, faccio parte di BiBloom, sono responsabile di BiBloom in Italia e sono project manager in Francia, dove vivo da ormai 20 anni. Per spiegarvi in qualche parola, BiBloom è un'iniziativa che è nata 5 anni fa in Francia con la volontà di utilizzare l'intelligenza collettiva per accelerare le innovazioni sociali. E come lo facciamo? Lo facciamo appunto tramite degli hackathon. L'obiettivo di un hackathon sono dei seminari di intelligenza collettiva dove creiamo delle squadre con dei partecipanti misti che vengono da origini e funzioni differenti, e l'idea è di generare delle soluzioni concrete e implementabili in pochissimo tempo che possano accelerare l'innovazione sociale. Quindi lo sentite, il termine hackathon viene dal termine hack, che è la contrazione di hack, che vuol dire in inglese rompere, e maratona, quindi è proprio una sfida contro sportiva che si crea tra i partecipanti. L'obiettivo che abbiamo con BiBloom e che abbiamo creato su questo bellissimo progetto insieme con Rossella e Grazia Ciel è stato di coinvolgere differenti entità, quindi un po' come dicevate tutto, creare questo network. Anche ieri Paola Anselmi diceva: possiamo andare avanti, possiamo creare il cambiamento se siamo alleati. Quindi alleati per il cambiamento, includendo le aziende, includendo i giovani e includendo tutto quello che è comunità esterne, quindi le comunità del terzo settore, le collettività, quindi è quello che siamo riusciti a fare. Lo vedete nella slide, noi in BiBloom crediamo in questo incontro fertile, vedete pallino blu e pallino giallo che si incontrano, il verde come un pallino fertile, in cui da una parte il mondo aziendale, i partecipanti vivono un'esperienza formativa e divertente anche, coinvolgente, e dall'altra parte le associazioni o comunque il tema che affrontiamo, che è sempre sociale, ripartono con delle soluzioni concrete e implementabili. Quindi questo è l'incontro fertile. Con BiBloom siamo in 15 paesi al mondo, abbiamo già organizzato più di 260 hackathon e accelerato più di 200 progetti associativi o comunque di interesse generale. Spero che alcuni di voi potrete partecipare, ci sono tantissime iniziative e spero che potremo farne ancora tante insieme a Rossella. Per raccontarvi un po' meglio cosa è stato fatto, appunto Rossella ha introdotto, abbiamo fatto 3 hackathon durante il giro d'Italia del Salone della CSR,
primo è stato a Udine, in seguito siamo andati a Napoli e per concludere con Bologna. Quindi cosa facciamo oggi? Perché siamo qui? Perché vogliamo farvi vivere anche a voi, a tutti voi, ascoltare i pitch delle tre squadre vincenti di ogni città e poi, siccome siamo in un progetto di intelligenza collettiva, vogliamo farvi votare anche i partecipanti, oggi voterete. Quindi avete sulle sedie dei foglietti, ogni squadra avrà un colore. Ecco qualche immagine di quello che è stato fatto, quindi per darvi qualche cifra di quello che è, del coinvolgimento di questo progetto, quindi tre tappe, abbiamo coinvolto 46 partecipanti, ci sono stati 10 testimoni che sono intervenuti, poi vi spiego esattamente cosa sono, abbiamo coinvolto 20 giurati che del settore aziendale, del settore associativo, delle collettività, e 9 fantastici facilitatori e facilitatrici, alcuni di quelli che abbiamo qui, che abbiamo formato alla metodologia Big Bloom e hanno messo un sacco di energia. Allora, come funziona un hackathon? Quali sono le regole di questa metodologia? Il metodo è basato sul design thinking. Il design thinking, forse lo conoscete, è comunque la metodologia di innovazione la più usata nel mondo. È un percorso pedagogico che è basato su 4 fasi, che sono l'empatia, l'ideazione, la prototipazione e i pitch. E l'idea è che in ogni fase che i partecipanti vivono sviluppano delle competenze, che sono delle competenze di leadership che sono molto interessanti per sviluppare quelli che sono anche i leader di domani, quindi delle soft skills necessarie. Allora, la prima fase dell'empatia, i partecipanti hanno intervistato i testimoni per capire su quale tematica sull'economia circolare dovevano lavorare, quindi hanno fatto delle domande, hanno cercato di capire le difficoltà e hanno sviluppato quello che chiamiamo il critical thinking, quindi l'empatia, capire i bisogni. Poi hanno lavorato 2 ore in ideazione, quindi la fase più divertente credo, ragazzi, dove hanno generato tantissime idee, quindi sotto forma di gioco, per poi convergere e scegliere l'idea, un'idea che è quella che poi hanno presentato, hanno sviluppato e che ci presenteranno oggi le tre squadre. Nel pomeriggio hanno fatto la fase di prototipazione, quindi si parte da un'idea e in poco tempo devono creare il progetto. Noi creiamo un progetto da A a Z, un progetto concreto che possa essere messo a terra, quindi non semplicemente un'idea, vogliamo sapere come funziona e quanto costa e chi lo fa. Hanno poi fatto i pitch, quindi si sono allenati al public speaking, a come convincere, il potere di convincere gli altri, e una giuria, delle bellissime giurie, hanno votato le tre squadre che oggi sono qua con noi. A disposizione avevano appunto come strumenti questo supporto metodologico che abbiamo. Se vi interessa conoscere la metodologia, è scaricabile in open source sul sito di Big Bloom, in francese ed inglese e spero presto in italiano. Cosa dovevano presentare le squadre? Cosa gli era richiesto? Di presentare una soluzione in cui doveva contenere un nome, un contenuto, quindi come funziona la loro soluzione, il budget, quindi quanto costa il loro progetto per metterlo a terra, e il piano di implementazione. Per andare velocemente, comunque le giurie avevano dei criteri per scegliere le proposte, che erano come capire il bisogno, se le squadre avevano capito il bisogno, se le squadre erano abbastanza creative, la qualità del prototipo e l'impatto dei pitch. La sfida su cui hanno lavorato, non vi rileggo tutto, comunque l'argomento, come introduceva Rossella, è il fatto che nel 2022 si è constatato che solo il 57% delle aziende italiane hanno adottato delle pratiche legate all'economia circolare, e quindi anche se ci sono effettivamente dei dati che sono molto positivi, per andare avanti e continuare a crescere insieme, insomma, bisogna fare di più. E quindi il challenge proposto ai ragazzi era di prototipare una soluzione per valorizzare le azioni di economia circolare di una PMI e incoraggiarne altre ad agire. Quindi un tema
abbastanza complesso comunque, ma è iper interessante. Allora, adesso è il momento di cominciare ad ascoltare i ragazzi. Abbiamo tutti? Udine c'è? Ok, allora, per spiegarvi, per il pubblico, avete tutti dei foglietti. Ogni squadra è un colore, come vi ho detto. La squadra gialla che comincia a presentare, a fare il pitch, è la squadra gialla. Quindi alla fine dei tre pitch vi chiederemo di votare il vostro progetto preferito. Chiamo la squadra di Udine, tocca a voi. Potete applaudire, fare un po' di... Riccardo. Possiamo riavere le slide, per favore? Funziona con... Sì, te lo lascio a te, certo. Si prova? No, l'altro, di là. Esatto. Vi siete giocati già mezzo minuto. Ok, bene. Buongiorno a tutti, siamo contenti di essere qui. Cercheremo in breve tempo di spiegarvi in cosa consiste il nostro progetto. Perfetto. Allora, raccontaci, è il nome che abbiamo scelto per il nostro team e per il nostro progetto. E c'è una C maiuscola, spiegheremo alla fine il motivo e la scelta di questo nome. Allora, siamo partiti da una riflessione, il nostro progetto è partito dalla riflessione sulle etichette che troviamo ogni giorno applicate su migliaia di prodotti e che però non sono molto di impatto, poiché contengono dati come la percentuale di anidride carbonica contenuta usata per fare un prodotto, oppure materiali riciclati contenuti all'interno di un prodotto, ma sono solo dati numerici quantitativi che non sono di impatto, passano abbastanza inosservati e non arrivano al consumatore nel modo sperato, insomma. E quindi ci siamo posti una domanda: come fare in modo di attirare l'attenzione del consumatore e senza risultare però noiosi? E abbiamo creato, pensato di creare un QR code contornato da una C, che porterà poi a qualcosa di simpatico e innovativo. Mi spiego meglio. Due sono gli attori dell'innovazione, del cambiamento sociale: le aziende circolari che fanno economia circolare e i bambini, che sono origine di idee innovative e originali. E attraverso l'obiettivo quindi è di farli cooperare e associare, diciamo, assegnare ad ogni azienda che fa economia circolare una scuola appartenente alla stessa città dell'impresa, e in modo da creare un video di 20-30 secondi che va a spiegare il riutilizzo di materiali di scarto per far sì che venga creato un nuovo prodotto, quindi dare una seconda vita a dei materiali già utilizzati. E come vediamo ad esempio in queste immagini c'è Bollina Sale, che è un'azienda circolare di Lignano che si occupa di produrre oggetti e altri materiali come borse da materiali riciclati, in questo caso da vele distrutte, che magari hanno partecipato alla Barcolana, e gli diamo una seconda vita creando questi oggetti. Questi materiali nuovi. Quindi siamo partiti da, come ha detto adesso Irene, da un problema: le etichette numeriche quantitative. Abbiamo cercato una possibile soluzione, QR code con video associati, e i pilastri su cui ci fondiamo sono due forti motori di innovazione, quindi le imprese e i bambini, e cerchiamo di associarli. Quindi abbiamo creato un network di imprese, stiamo cercando di creare un network di imprese e un network di scuole, e associarli magari scuole e imprese dello stesso territorio e magari scuole di contesti socio-economici più fragili. E la prima azienda è Bonina Sale, di cui ha detto adesso Irene. Abbiamo in mente di contattarne, stiamo contattando altre, come ad esempio Quid e Favini, che vedete lì raffigurate. Quid produce abiti partendo da scarti di alta moda. Quindi si indossa un abito che sembra normale, che però in realtà era una parte di una collezione magari di Armani o di Valentino, che invece di essere cestinata è stata riutilizzata. Mentre invece Favini produce carta per scrivere partendo da alghe, quindi si riduce l'inquinamento ambientale, come ad esempio nella laguna di Venezia, e si scrive su alghe, che comunque è una cosa figa e divertente. E
contiamo di associare le prime coppie di imprese e scuole entro la fine dell'anno e di realizzare i primi video entro la fine dell'anno. E se siete sognatori come noi, si può pensare che nel 2024, nel 2025 ci sia una mini edizione di una mini sezione all'interno di Sanremo dedicata alla circolarità, in cui vengono proiettati i video migliori e viene eletto il vincitore, che quindi sarebbe il campione della circolarità 2024 o 2025. Ovviamente sappiamo che un sogno, per essere realizzato, deve essere radicato, quindi serve un budget, e questo è il nostro budget semplificato, visto il tempo per esporlo. In breve, ciascuna impresa avrebbe bisogno di un QR code, quindi circa 20 euro di abbonamento annuale, un video da realizzare e i nostri compensi come risorse interne per gestire ciascun video. Circa, in media, 5.000 euro per ogni impresa, per ogni video. Questo sarebbe la nostra principale fonte di ricavo, speriamo inizialmente eventuali anche finanziamenti, magari in forme innovative come il crowdfunding. Quindi, a fronte di un costo limitato per un'impresa, un pacchetto all inclusive per la realizzazione del video, circa 5.000 euro totali, potenziali benefici illimitati in termini di reputazione, visibilità dei prodotti e, in senso più ampio, sensibilizzazione della collettività, consumatori, bambini, scuole e famiglie. E questa è l'ultima slide, sono quattro parole chiave, abbiamo scelto ciascuno di noi nel team una parola chiave, speriamo che sia un progetto originale come i video sottostanti, digitale perché fondato su QR code, concreto perché ciascun video è connesso a un prodotto reale, e accattivante perché speriamo che siano video originali, fantasiosi e d'impatto. E il nome del progetto è Raccontaci, come vedete con una C maiuscola, racconta circolarità, raccontaci storie di circolarità. Grazie. Bravissimi, bravissimi, grazie mille, bravissimi. Allora, tempo preciso, 5 minuti, sono super preparati. Ricordo che i ragazzi tra di loro non si conoscevano quando hanno iniziato a lavorare, hanno preparato tutto questo in 6 ore, quindi abbiamo voglia di essere sognatori come voi e di vedervi a Sanremo. Allora, passiamo alla squadra dopo. Quindi passiamo alla squadra di Napoli, grazie. La squadra blu. Allora, lancio il cronometro quando me lo dite. Buongiorno a tutti, noi siamo i Gringe ed oggi siamo qui per proporre una possibile soluzione che può rispondere a una problematica nell'ambito dell'economia circolare. Immaginate quindi di essere una piccola media impresa che vuole comunicare la propria etica di sostenibilità ambientale. Innanzitutto, quali possono essere le difficoltà riscontrate? Sicuramente una barriera comunicativa che vede come protagonisti i pregiudizi delle persone nei confronti delle imprese e un coinvolgimento appunto delle persone. Ma oltre alle difficoltà andiamo ad elencare quelle che potrebbero essere le opportunità. E quindi una società molto più coinvolta e sostenibile, un'immagine e quindi un'identità dell'azienda, la fidelizzazione dei clienti, delle risposte concrete quindi ai nuovi bisogni, uno scambio di idee e una condivisione di valori. Nasce così la nostra idea, che è uno spazio pensato per le aziende che possono così veicolare il proprio messaggio di sostenibilità, coinvolgendo attivamente le persone, i cittadini e i consumatori, proponendogli delle challenge. Quindi abbiamo immaginato che questo spazio potesse essere un'app con due attori principali. Da un lato quindi le aziende che propongono delle challenge legate alla propria sostenibilità, alla propria idea di sostenibilità, e dall'altra parte invece ci sono i cittadini, i consumatori, che possono decidere se aderire o meno a queste challenge proposte e guadagnare così dei premi legati a quante azioni sostenibili vengono fatte legate alla challenge proposta dall'azienda stessa. Possiamo quindi ad esempio immaginare che il Sole 365 vada a proporre una challenge chiamata Spesa Pazza, che consiste nel coinvolgere i consumatori a portare dei contenitori da casa quando si rivolgono al banco alimenti, così da non utilizzare della plastica usa e getta. In questo modo il Sole 365 va a veicolare un messaggio di sostenibilità
e dall'altra parte le persone acquisiscono dei punti che possono essere convertiti in sconti da usare all'interno del sole. Possiamo immaginare così anche un'altra challenge proposta dalla Decathlon, che potrebbe basarsi tutta sul noleggio delle bici e quindi andare a premiare le persone che utilizzano mezzi noleggiati. Ovviamente noi qui per fare degli esempi abbiamo usato dei marchi noti, ma immaginate quanto potrebbe funzionare con delle piccole e medie imprese. Abbiamo tradotto la nostra idea in numeri con un fabbisogno complessivo di 58.134 euro e abbiamo riportato quelle che sono le entrate e le uscite principali per il progetto. Innanzitutto abbiamo ipotizzato che le aziende possano usare la nostra applicazione anche per pubblicità, quindi abbiamo ipotizzato di dare degli slot al costo di 5 euro al giorno, e questo è il costo, diciamo, sono le entrate annuali per la pubblicità, quindi 18.000 euro. Inoltre abbiamo ipotizzato che le aziende, per caricare sulla nostra applicazione le loro challenge, debbano pagare un abbonamento mensile di 52 euro e il calcolo è stato fatto ipotizzando di poter coinvolgere in un anno circa 50 aziende. Tra le uscite principali abbiamo sicuramente lo sviluppo dell'applicazione e abbiamo ipotizzato che il nostro progetto possa essere ammortizzato in 3 anni, quindi vedete la quota di ammortamento di 13.333 euro. Inoltre la pubblicità sui social per far conoscere la nostra applicazione, quindi su Facebook, Instagram e TikTok, ammonta a circa 18.000 euro, ed infine il costo della pubblicazione della nostra applicazione sui 2 store principali, l'Apple Store e il Play Store. Perché allora un'azienda dovrebbe usare la nostra applicazione? Per 2 motivi principali. Innanzitutto per il vantaggio reputazionale, andando a promuovere azioni e challenge rivolte alla sostenibilità, e anche perché in questo modo l'app diventa una fonte di pubblicità e si va a acquisire una nuova fetta di mercato, quindi di persone che sono attente ai comportamenti sostenibili. E poi abbiamo ipotizzato anche che non solo sia una sfida tra cittadini, ma addirittura tra aziende, questo anche per implementare il team building. Fare cose vecchie in modo nuovo, questa è innovazione. Grazie. Grazie mille, bravi il team. La precisione dei numeri, eh? Precisione dei finanziari. Benissimo, passiamo alla squadra di Bologna. Vi facciamo viaggiare oggi in Italia. A voi, ciao. La squadra verde, puoi dirlo così di verde. Esatto, colore verde. Allora, ciao a tutti, io sono Chiara e insieme alle mie colleghe che oggi mi accompagnano, Ania, Giulia, Federica e Anna Maria, che oggi non è presente, vi presento il progetto che abbiamo presentato alla tappa bolognese dell'Hackathon. Il progetto si chiama Restyle. Ci tenevo in particolare a presentare in realtà la squadra, perché è proprio del lavoro di squadra che è frutto non solo il progetto, ma è la base, proprio il driver principale da cui siamo partite per sviluppare la nostra idea, che adesso vi racconto. Quindi Restyle, che in realtà è la crasi di Rent Your Style, Save Your Time, è una startup. Diciamo, è un servizio di noleggio, abbigliamento e accessori pensato per i viaggiatori, che le strutture ricettive mettono a disposizione dei propri clienti grazie alla collaborazione di una rete virtuosa, un network di piccole e medie imprese che siano attenti ai temi di sostenibilità e impatto ambientale. A quali esigenze risponde? 2 punti. Da una parte c'è l'esigenza del viaggiatore di viaggiare leggero e senza pensieri e quindi di magari non acquistare i bagagli extra, che ultimamente sono anche più costosi del biglietto dell'aereo stesso, e dall'altra di non pianificare in anticipo quello che è l'outfit che il viaggiatore porta per la propria vacanza, che può essere di business oppure magari per eventi particolari o magari viaggi di piacere che richiedono un abbigliamento tecnico particolare. Dall'altra, sicuramente la nostra ambizione era anche quella di supportare una rete di piccole e medie imprese legate alle realtà territoriali che vogliono dar vita
una nuova vita ai capi di seconda mano piuttosto che dare una nuova vita alle rimanenze di magazzino, creando quindi questo network di piccole e medie imprese. Ma vediamo come. Quindi Restyle dove si pone? Si pone nel mezzo tra questi due attori, da una parte i viaggiatori e dall'altra le piccole e medie imprese, offrendo un servizio proprio di ponte, quindi che la struttura ricettiva stessa mette a disposizione dei viaggiatori, offrendo come una vetrina per le piccole e medie imprese che appunto offrono servizio di noleggio, abbigliamento, accessori. Dall'altro fornisce anche tutti quelli che sono i servizi di logistica e di facility, quindi pensiamo, che ne so, alla lavanderia, alla sartoria, le piccole riparazioni, garantendo così una circolarità nel processo completo. Quindi in realtà l'innovazione non abbiamo creato niente di nuovo, ma appunto dal lavoro di squadra, come dicevo prima, e quindi dal creare sinergia tra i diversi attori, ognuno che continua ad operare nel proprio mercato, nel proprio business, abbiamo creato qualcosa di nuovo da offrire ai clienti. E ovviamente è un progetto ambizioso, c'è anche un piano di sviluppo altrettanto ambizioso, non entro magari nel merito dei numeri che comunque potete trovare riportati qui, ma diciamo il piano di sviluppo parte sicuramente con un pilota di test con una struttura ricettiva e alcune piccole e medie imprese del territorio e aumentando negli anni sia il numero di strutture ricettive coinvolte che sicuramente la capillarità nel territorio, e perché no, ci siamo spinte fino a pensare magari partnership con aziende o comunque per esempio Booking o altre che operano già nel mercato e che quindi possono aiutarci, no, a diffondere questo servizio. E quindi diciamo, qual è l'impatto, visto che è un hackathon for impact, qual è l'impatto della nostra startup? Sicuramente una riduzione di quello che è il numero dei capi acquistati e quindi una riduzione dell'impatto ambientale, dall'altro un aiuto al supporto delle piccole e medie imprese locali attente ai temi di sostenibilità, un aumento di quelli che abbiamo chiamato viaggiatori leggeri e quindi, ultimo ma non per importanza, un aumento della collaborazione e delle sinergie tra tutti quelli che sono un po' le realtà legate al territorio. E grazie per l'attenzione e per l'opportunità. Grazie Restyle, bravissimi. Ricordiamoci i colori. Allora, ricordiamoci i colori, se posso avere la slide li metto al... Eccoli qui, perfetto. Quindi vi ricordiamo, avete ascoltato la squadra di Udine gialla, raccontaci, il QR code, la squadra 2 di Napoli, Green Win, che è blu, e la squadra verde di Bologna, Restyle, l'ultima che avete ascoltato. Quindi, allora, c'è una regola comunque, perché sennò è troppo facile. La regola è, siccome siete tutti qui, anche i ragazzi, non avete il diritto di votare per il vostro progetto. Se no è troppo facile. Quindi l'idea è lanciamo il voto, al 3 lanciamo il voto, dirò una squadra alla volta, alzerete i foglietti e alla fine decidiamo, vedremo sì. Chi è stato votato di più. Ti lascio aggiungere qualcosa magari, Rossella? No, io volevo attirare l'attenzione di Monica, che non mi ascolta e che è stata... perché tutta l'organizzazione di questo hackathon è stata grazie a Monica Cesana. Bravissima, un super applauso e tanta pazienza. E poi lei fa anche, sai come nelle squadre di calcio che ci sono quelli che controllano, come che si chiamano i guardalinee? Guardalinee, perché oltre a controllare noi, è bene che controlli anche tu che non ci siano imbrogli. Posso anche raccontare un piccolo aneddoto, mi ucciderà. Questi tre hackathon hanno dato anche frutto a due tatuaggi con tre linee che sono stati fatti da Monica e Margherita, si sono fatti un tatuaggio per il ricordo di questo progetto. Bene. Ok, siamo pronti. Allora, pronti per votare? Ok. Allora, chi vota per la squadra gialla? Raccontaci la squadra di Udine. Alzate.
Ok, benissimo, un applauso alla squadra di Udine Gialla. Lanciamo il voto per la squadra di Napoli, la squadra blu, Green Wind. Ok, perfetto. Grazie, stai aiutandomi a contare. E l'ultima, la squadra verde, la squadra di Bologna. Perfetto, grazie mille, un applauso a tutti e tre. Io ho contato invece, l'ho fatto io per voi. Allora, ho il piacere di annunciare, se posso rivedere la slide così tutti lo vedono, la squadra vincitrice del Giro d'Italia di Hackathon for Impact è la squadra di Udine Raccontaci. Bravi ragazzi, potete venire qui. Io, ecco, ragazzi, venite. Io ripasso un attimo la parola a Gennaro perché c'è una sorpresa finale, perché avevamo detto partecipare all'hackathon è già di per sé un regalo, niente regali, ecco. Invece nella, chiacchierando poi con Cia, un piccolo regalo invece c'è. Sì, è un regalino, è uno zaino per il lavoro, portacomputer che vi regaliamo della Tucano, fatto con noi di Cial. Magari andranno a Sanremo con questo bellissimo zaino. Sì, però altri due per i vostri compagni, no? No, perché no, perché no. Va bene. Bene, allora ragazzi, io so che hanno piacere di fare una foto con tutte le squadre, ringrazio soprattutto Cial e Big Bloom per la collaborazione, siamo perfetti anche nei tempi, quindi invito tutte le squadre a venire a fare una foto ricordo. Grazie a tutti. Thank you.